Claudio Borghi della Lega, ben trovato professore. Buongiorno. Dicevamo che la Lega non è più quella di una volta, è una Lega che vuole prendersi la guida del centrodestra. Ma sicuramente ne abbiamo l'ambizione, credo che ne abbiamo i numeri. È inutile nasconderlo, c'è sicuramente una competizione anche all'interno del centrodestra, quindi oltre alla competizione fra centrodestra e le altre forze politiche che si presentano a queste elezioni, c'è una competizione interna al centrodestra che però si basa su una cosa che dovrebbe servire da garanzia per gli italiani, vale a dire c'è un programma condiviso. Il programma condiviso, che include molti punti direi importanti e qualificanti, io ci ho lavorato in prima persona, è una specie di minimo comune denominatore, però quello che si aggiungerà al programma condiviso è molto diverso se la guida del paese ci sarà Matteo Salvini o ci sarà magari Antonio Tajani. Già, che ha detto proprio pochi istanti fa, Borghi, la interrompo perché Tajani ha detto pochi minuti fa che il limite nel rapporto deficit-PIL al 3% va rispettato, poi questa norma la si può cambiare, ma va rispettata. A proposito del programma comune, chi guida, eccetera. Ma guardi, noi abbiamo proposto tutti i nostri obiettivi di finanza pubblica all'osservatorio di Cottarelli, che correttamente li ha chiesti a tutti i partiti, no? Mi rendo conto che è una richiesta un po' velleitaria perché, per esempio, se si guarda cosa ha proposto il Partito Democratico fa cascare un po' le braccia perché non sono riusciti neanche a riempire una tabella con i numeri. Noi abbiamo un grosso modello econometrico, che è quello della società a simmetrie con cui abbiamo costruito tutte le simulazioni di finanza pubblica. Lo si sfora, ma di poco. L'importante è riuscire a ridurre l'avanzo primario riducendo le entrate, vale a dire meno tasse e aumentando un po' le spese, il debito PIL scende regolarmente senza fare nessun stravolgimento. Okay. Che la vera sfida sia proprio tra Forza Italia e Lega, perché diceva Borghi giustamente, loro hanno mandato all'osservatorio di Cottarelli i dati che il PD non ha ancora mandato sugli obiettivi di finanza pubblica, li ha mandati anche Forza Italia, ma tra un mese si dovrà fare... No, li ha mandati, fanno piangere, ma li ha mandati. Esatto, dice fanno piangere quelli di Forza Italia, dice appunto Borghi, perché tra un mese si dovrà fare il DEF. Ma... No, fanno piangere quelli del PD, basta aprirli, guarda. Vi invito ad aprire la pagina del PD, è vergognosa, cioè se fosse stato uno studente del primo anno di economia che ha mandato la tabella, che ha mandato quella del PD, gli avrei, qualsiasi docente, ma anche qualsiasi compagno di classe avrebbe consigliato. Allora io capisco, guardate, da ammirare anche lo sforzo di Carlo Cottarelli, no, di chiedere le coperture, eccetera. Detto questo, agli italiani proprio la responsabilità è un pezzetto piccolo della campagna. Però solo una domanda ve lo farò a Borghi su questo punto, perché nei numeri che ha mandato Forza Italia, in realtà la direzione è opposta a quella della Lega. Cioè la Lega diceva bisogna aumentare il deficit e abbassare l'avanzo primario. Forza Italia indica l'opposto, bisogna ridurre il deficit e aumentare l'avanzo primario. Cioè sono due direzioni completamente opposte. E quello, ovviamente c'è una competizione, ma tra un mese bisognerà fare il DEF. Se vincerà Forza Italia in un governo, diciamo, Tajani-Cottarelli, che vorrà fare austerità, quindi abbattere il deficit e aumentare l'avanzo primario, Borghi che farà? Fa l'opposizione Borghi, se ho capito. Se seguo il ragionamento di Capone, Borghi fa l'opposizione. No, ma attenzione, è molto semplice. Innanzitutto, se gli italiani veramente vorranno un governo Tajani-Cottarelli, e quindi voteranno più Forza Italia di noi, comincerò a prendere atto quello. Cioè, per me la democrazia è importantissima, nel senso che se non saremo votati noi con il nostro programma, quindi un po' più aggressivo, diciamo così, nei confronti dell'Europa e un po' più focalizzato sulle priorità degli italiani, e invece sarà premiato il programma più europeista, diciamo così, di Forza Italia, che peraltro non hanno ancora pubblicato, quindi... Io non so, cioè un po' fatica a dire cosa sarà. Pare perché è troppo diverso dal vostro. Ma non lo so, lo vedremo, insomma. Però devo dire che quando ci siamo trovati al tavolo per decidere il programma comune
in realtà non abbiamo trovato enormi problemi, eh. Io quindi sono convinto che non li troveremo. Se ci saranno delle scelte del futuro governo, se del futuro governo Cottarelli non si sa chi, che andranno contro quel programma comune, ovviamente noi saremo l'opposizione. Ma io credo che non lo saranno. Perfetto, allora. È un paese questo che ha scarsa memoria. Nel 2011 il paese era sull'orlo di un disastro con lo spread che viaggiava al 400%. E da allora sono stati imposti al paese tanti, tanti sacrifici. Prima di ripercorrere queste avventure, forse è bene che gli italiani Rossi, pensino dai, parla delle cose, parla delle cose che conosci. Lo spread del 400% no. È stato un momento che parla anche tu di cose che non conosci. Non sai neanche che cosa vuol dire 400, no, 400 voglio... punti. Insomma, ora io no. questo... Però senta questo... Rossi, c'è un punto, perché lei ha detto anche dentro sono di noi ci sono 400 punti posizioni... o 4%. 400 punti è uguale a 4%. Lo spread credo che fosse arrivato vicino al 300%. No, 300 sul, punti base era, 400 paga... punti ma base, non vuol dire Rossi, che no, non quel... sai di cosa stai parlando. No, erano sono i punti, punti base, non le percentuali, 400... l'ho detto io pochi sì, a posto, se no 4%. Perfetto, erano i punti sì, base, bene, 400. Però, no, Rossi, a proposito, scusate, questa era la differenza di pagamento. Non sì, tra i nostri titoli e quelli tedeschi, ecco, non torniamo al 2011 già, allora la colpa è la mia che sono partito. Io non ti ho attaccato, però lo sanno i lavoratori che hanno dovuto fare tanti sacrifici per pagare i vostri disastri. Voi quando avete governato il paese avete portato con il deficit oltre ogni misura, avete aumentato il debito pubblico e vi riproponete promettendo la flat tax. Ma non è vero, mille è successo euro con Monti, appoggiato da voi. No. Senta Borghi, io so che lei, la Lega, quando sentite la parola inciucio, l'argentese, fuggite lontani. Questa è la vostra posizione, ma perché non andate alla manifestazione di Fratelli d'Italia proprio contro l'inciucio? Ma vede, la forzata dichiarazione, no, contro l'inciucio, l'anagrafe antifascista, così di questo tipo, suona sempre un pochettino fastidiosa, perché pare che uno si voglia intestare l'ovvio. Io penso che ci sia un modo molto semplice per evitare anche solo la tentazione di fare governi differenti. E il modo molto semplice è un voto alla Lega. Esatto. Se la Lega avrà la guida della coalizione, maggioranze alternative non se ne trovano, non se ne possono fare fisicamente. Sì, magari sì. Perché non ci sarebbe la maggioranza alternativa proprio nei numeri per poter lei fare una cosa pronta, differente. No. Vorrei fare una domanda. Io penso che magari invece c'è qualcuno che. Arrivo Rossi, arrivo, facciamo Borghi, finire Borghi, Rossi, faccio finire Borghi. Potrebbe scommettere proprio sul fatto che ad esempio una componente della Lega come quella guidata da Maroni non sarebbe disponibile a fare larghe intese con Forza Italia. Ci scommette sì, ne hanno messi pochi in lista apposta, Rossi. Insomma, vediamo. Beh, ha risposto Vicaretti, ci hanno attaccato dicendo che non c'è un maroniano in lista e al nostro interno sono stati molto criticati su questo. Io penso una cosa, persone torno, che quantomeno al nostro interno in ci dicono dai, non dai colleghi lista, perché penso in realtà Luca De Carolo che i numeri per trovare una maggioranza al 500 e più cambi di casacca sì, in questa legislatura veniamo da un record di cambi di casacca. Assistiamo a situazioni già adesso paradossali, per esempio 5 Stelle con questo calvario delle restituzioni mancate hanno già la certezza di mandare in Parlamento più di un parlamentare che sicuramente non farà parte nominalmente del loro gruppo e chissà cosa succederà, perché da qui a poche settimane può c'è succedere già il gruppo tutto. Misto, non è nata la 18ª legislatura, c'è già il gruppo misto. Abbiamo già dei potenziali gruppo misto. Voglio dire, anche la Lega e il Movimento 5 Stelle teoricamente potrebbero... Diciamo che noi non facciamo la fila per accettare questa gente, eh? Io prendo atto delle sue parole cioè, e vediamo. Nel senso, dubito che queste persone possano essere considerate passibili di ingresso in una futura nostra maggioranza. È gente che ingannava gli elettori. Sì, ho visto dire, un governo Berlusconi reggersi sui voti di eletti dell'Italia dei Valori. Cioè, siamo aperti a tutto, eh? Il governo Salvini non lo farà. Chiaro, siamo partiti col vincolo di mandato, Forza Italia lo metterà nel programma, 5 Stelle vogliono cambiare la Costituzione,
e lo ripeto perché c'è già il gruppo misto pronto, che i 5 Stelle porteranno in Parlamento 7, 8, non si sa quanti parlamentari che non vogliono loro stessi. Sì, cioè, insomma, la situazione è questa. I cittadini potrebbero anche non votarli, sarebbe interessante. Entrano sicuramente, Borghi, sono capilista. Scusami Luciano. No, dicevo in quella circoscrizione se i cittadini non votassero il 5 Stelle. Questo vale nei collegi, nel ricalcolo proporzionale è tutto più complesso come sa, perché in questo essere un paese meraviglioso c'è anche la legge elettorale. Così, come diciamo spesso. Sì. Anche la difficoltà di tutta la sinistra in Europa, cioè nel senso il PD, la crisi di Renzi è vera, ma è anche un partito di sinistra che ha più voti degli altri in Europa, perché la sinistra in Europa sta completamente sparendo, cioè di sotto di tutti i radar, non viene più segnalata praticamente. Solo una cosa volevo segnare sulla sfida. Che fra poco lo riportiamo in media, Capone, non ti preoccupare. No, io non sono preoccupato. Ma una cosa volevo dire sulla sfida che c'è stata, diciamo, tra Rossi e Borghi, che in effetti se ci fosse stato qualche altro rappresentante di Libero Uguali, come citavi tu, Stefano Fassina, forse ci sarebbe stato più accordo e più sintonia, perché Borghi ricorderà che proprio sul Foglio tempo fa abbiamo pubblicato i piani dei vari partiti sull'abbattimento e la gestione del debito pubblico e sorprendentemente, per me no, però per molti sì, il piano della Lega era per certi versi molto simile a quello di Fassina presentato per Liberi Uguali sulla gestione di debito. Dopodiché non c'è solo il bilancio da far tornare nella politica. Non c'è solo quello da far tornare, eh? Però la situazione è molto fluida. E quindi, senta, no, Rossi, siccome sta parlando il Presidente del Senato, cioè il leader di Liberi Uguali Grasso, ha detto col Movimento 5 Stelle un governo non ho pregiudizi, dipende dalle proposte, se i nostri principi e valori vengono rispettati, perché no? Io lo so che a lei non piace questo discorso, perché per lei proprio è impossibile dialogare col Movimento 5 Stelle, eppure io forse perché un po' li conosco anche in regione, ma li conoscerà un pochino anche Grasso, qualche 5 Stelle l'ha votato pure al Senato, conosco anch'io, vabbè, ognuno fa le sue valutazioni e poi discuteremo. Io a proposito dei 5 Stelle, ma Borghi ha detto io li conosco purtroppo, che vuol dire anche io li conosco purtroppo, che non c'è possibilità di un incontro? Ma non so, sarà che in Toscana sia io che Rossi siamo stati un po' sfortunati con i 5 Stelle, ecco, perché oggettivamente non ci si riesce a parlare, credo, né dalla maggioranza né dall'opposizione, insomma, in modo... Però, ripeto, la politica è fatta di persone, l'auspicio mio è che a queste elezioni i 5 Stelle legano personaggi meno tetragoni, ecco, non so come definirlo, insomma un po' chiusi mentalmente. Ecco, quanto è tetragono Di Maio, Borghi? Movimento 5 Stelle, uno è stato beccato con delle società a Malta e si è dovuto dimettere. No, dicevo, quanto è tetragono Luigi Di Maio, poi non lo dico più se no mi si inchiodano le corde vocali. Molto tetragono, non ci si riesce a parlare. Noi abbiamo chiesto tante volte di poter dialogare, ma perché ci piace poter dialogare con tutti, sinceramente. Per esempio, in Regione Toscana c'è un gruppo di sinistra che si chiama Sì Toscana Sinistra, il Presidente Rossi lo sa bene, e io ci parlo molto volentieri, tante volte abbiamo fatto anche delle iniziative assieme. Quindi io penso che l'opposizione dovrebbe potersi parlare, forse in Parlamento queste cose cambieranno, insomma noi siamo stati un po' svantaggiati in questi anni dal fatto di avere pochissimi rappresentanti in Parlamento, ci vedremo lì e magari si riuscirà a parlare un po' meglio con tutti senza prendersi a seggiolate. Io voglio tornare a quel mondo che, come dire, sta dietro Massimo Colombana, che è il mondo delle piccole e medie imprese del Veneto, no? Giusto Luca De Carolis? Che una volta, Borghi, era il mondo della Lega, anzi è il mondo della Lega, il nord-est produttivo e quant'altro. Lo è ancora? Ho detto una volta, perché ora la Lega ha, come dire, un'aspirazione nazionale, è andata oltre i suoi confini. Lei, vedo ancora Alberto da Giussano, un po', mi verrebbe da dire, demodé rispetto alla Lega Nazionale di Salvini, ecco. Ma no, io penso che il mondo delle piccole e medie imprese, dei professionisti, degli artigiani e così via, io lo trovo in tutte le regioni. Sono stato recentemente in Sardegna per aiutare la campagna elettorale, ho trovato delle realtà produttive eccezionali che pur in un ambiente molto difficile sfornano eccellenze nell'agroalimentare e così via, e hanno tutti gli stessi problemi, sia quelli della Sardegna sia quelli del Veneto.
Quindi io sinceramente poi ho il dubbio che le aziende, il mondo delle piccole e medie imprese del Veneto possa riconoscersi in Borrelli, con tutto il rispetto. Penso che ci sia già Luca Zaia e in generale i rappresentanti della Lega che hanno un consenso, fino adesso in ogni elezione è stato riconfermato, e quindi evidentemente i loro interessi li sappiamo difendere. Devo dare ragione a Rossi, che vedete, questo spero che sia come dire, letto come sintomo, Botti, che io non è che dico no a prescindere se Rossi dice qualcosa. No, beh, ma attenzione, è vero, perché l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che fu votata anche dalla Lega, secondo me fu un errore. Io personalmente, Claudio Borghi, penso che sia stato un errore per un motivo semplice, perché se un partito, che non è una cosa brutta, è uno spazio di aggregazione dei cittadini con cui i cittadini esprimono i loro rappresentanti per il governo del paese, altro non è un partito. Poi uno gli dà tutte le connotazioni negative che vuole, ma è lo strumento con cui i cittadini arrivano al governo del paese, comporta delle spese. Queste spese possono essere pagate o dal pubblico o dal privato. Se sono sostenute dal pubblico significa che il partito risponde ai cittadini. Se sono sostenute dal privato significa che il rischio che il partito risponda ad interessi privati c'è. Vabbè, ma ai cittadini interessa non tantissimo la legge sul finanziamento dei partiti in questo momento, ci sono altre priorità, però idealmente bisognerebbe parlare. Come dire, c'è questa divisione anche geografica. Berlusconi non può più fare quell'operazione che citavi prima, anche se Salvini negli ultimi mesi ha fatto questa operazione per rendere la Lega un movimento nazionale. Per esempio si parla di buoni sondaggi nel centro Italia per la Lega, che è comunque un fattore importante. Facciamo un piccolissimo passo indietro, Borghi giustamente sperando fa politica in Toscana. Ah, sì, ma non lo metto in dubbio, ma facciamo un piccolissimo passo indietro. La Lega non va alla manifestazione della Meloni perché la competizione è anche con la Meloni, certo, naturalmente. Quindi insomma c'è anche un discorso di competizione all'interno del cosiddetto fronte sovranista, sì, molto banalmente, diciamo, non andate. La legge è proporzionale, appunto. È logico e normale. Quindi che sia così, no? Come dire, la battaglia è tutti contro tutti, diciamo. No, Borghi, visto che il Sud diventa determinante e visto che l'idea di Matteo Salvini, peraltro, come dire, digerita con difficoltà tanto da Maroni quanto da Bossi, a fare della Lega qualcosa che vada oltre i suoi confini tradizionali, noi quella sera andremo anche a vedere il risultato della Lega di Salvini nel centro-sud. Se fosse deludente poi si mette in discussione tutto? Beh, o si fa i sovranisti del nord Italia e basta? Ma io sono convinto che, cioè, non, attenzione, uno quando prende una direzione perché pensa che quella sia giusta non è per prendere due voti in più, io sono convinto che la cosa stia venendo recepita. Le dico, sono appena stato in Puglia, sono stato in Sardegna e così tipo, io sono convinto che vedremo grandi risultati. In Abruzzo, tanto per dire, tutti gli abruzzesi potranno votare Bagnai, quindi stiamo parlando di un'apertura proprio concettuale, no? Di un certo tipo di mondo che è legato a come piace a noi, il padrone a casa nostra esteso su base nazionale, che su cui quasi tutti si riconoscono, perché se noi parliamo di flat tax, se noi parliamo di Europa, se noi parliamo di trattati, se noi parliamo di leggi che devono ritornare predominanti, se noi parliamo di lavoro, io penso che fino adesso non ho veramente trovato, facendo comizi in tutta Italia, un punto di frizione tale per cui uno dice nord e sud. C'è stata un'evoluzione della percezione e noi siamo convinti, fortemente convinti delle nostre idee, cioè noi portiamo avanti delle idee. Se uno va su Salvini Premier e si guarda il nostro programma, trova, e sono 70 pagine, mi rendo conto che alla marea delle persone non fregherà nulla. Ed è scritto molto grande solo a tweet, Borghi, perché noi leggiamo così ultimamente. Rispetto al cosa? No, dico, avete scritto molto grande e un tweet alla volta, perché sa che ora si legge solo su Twitter, cioè punti da poco più di 200 caratteri. Ma fare 70 pagine a botte di tweet è un po' difficile.
Però io penso che se uno è su Twitter e mi segue sa abbastanza bene, quantomeno per l'economia, che è la mia parte di competenza, dove vogliamo andare a parare. Rimettere denaro nelle tasche dei cittadini in modo tale da provocare una crescita del paese che ci porti a un contenimento del debito. Molto semplice, se devo dirla proprio in tre parole. Se uno vuole abbracciare questo tipo di impostazione, che è totalmente contraria rispetto a quella dell'austerità, dell'euroausterità di Monti e così via, ha la scelta possibile, e la scelta possibile si sostanzia poi nelle elezioni in un confronto, per esempio, come il mio a Siena, che mi vede contrapposto a Padoan. Io penso che i senesi abbiano una scelta precisa, non hanno una marmellata come certe alchimie politiche che tante volte siamo costretti qua a discutere, vengono fuori, cioè o c'è Borghi o c'è Padoan. Quindi o c'è la troica, diciamo così, personificata nella persona che esegue i suoi voleri fino a far azzerare i risparmi degli italiani e dei toscani, perché è stato lui quello che ha confezionato il decreto salva banche ammazza risparmiatori, dall'altra parte c'è uno che vuole fare cose diverse. No, io mi ha colpito una cosa, Luca De Carolis, ha fatto riferimento a Monti, no? Sì. Claudio Borghi. Sì. 5 anni fa finiva il governo di Mario Monti e sembra il ricordo vivissimo. Siamo partiti dalla foto di Berlusconi del 2001, primo governo del 94, cioè abbiamo una memoria selettiva enorme. Sì, devo dire che adesso questo povero governo Monti è diventato veramente, come dire, in Italia la sconfitta è sempre orfana, no? Adesso sembra che Mario Monti non l'abbia votato praticamente nessuno. Però la Lega non lo votò. La Lega questo. No, però insomma il principale, diciamo, la principale guida del centrodestra sì, appassionatamente, almeno fino a un certo punto. Secondo me è semplicistico attribuire tutti i mali al governo Monti, nel senso che se il governo Monti è arrivato era perché c'era anche un pregresso, questo era il principio di causa e effetto. Detto questo, io credo che quello che emerge dal dibattito politico il governo Monti non è arrivato per caso, diciamo, ecco, credo. Poi mi posso permettere di dire questo. Ma credo che. Sì, ma non per il pregresso. No, è arrivato improvvisamente così. Credo ci fosse qualche motivazione per questa domanda. No, è arrivato perché c'è stata una manovra che ormai è riconosciuta da tutti, sì. Tale per cui quello spread, che è un numero che tutti sappiamo essere esclusivamente derivante dalla volontà o meno della banca centrale di garantire il debito, è stato fatto salire artificialmente, è stata una manovra di palazzo.